ATI presenta Gilberto Govi in I mugugni di Baciccia. Ma sapon spunda putta, mi falta una pile. Con chi ce l'abbiamo stamattina, Baciccia? Con la donna del servizio. E cosa c'entra il giornale? È l'avvocato del terzo piano che ha messo l'articolo e ci ha dato il mio indirizzo. Così stamattina alle 7 è venuto uno e mi ha subito detto: guarda, se la signora che cerca c'è il secondo canale, va bene. Del resto, niente da fare. Ha capito? E beh, dopo una giornata di lavoro, la sera... E va bene, che si accontenti del primo canale, che io non c'ho nemmeno quello. E poi si è presentata una bolognese con lei, se vede che aveva voglia di scherzare. E mi dice: bello marino, è lei quello dell'insersione? E io, vedendo il tipo, ci ho detto: guarda che qui non vogliono persone rumorose. Ma scherziamo? Ma sa che io riesco a pulire e lucidare i pavimenti senza nemmeno muovermi? Li faccio lucidare da un altro? Addio bel moretto. E se n'è andata. Ha capito che roba? Ma davvero? E poi adesso che anche per mangiare ormai tutto in scatola, anche il menestrone in scatola. Ma che donna in cucina, un bella prescatola, senza marchette, senza sindacati, scusi, anzi, se nel parlare alza un po' con la voce. Ma è perché? Sì, lo so, voi da un orecchio. Da questo niente. Da chi? Ma all'angusciata passaste i giornali per questi avvisi, tutto il giornale. Che nei giornali... Però guardi, anche nei giornali qualche cosa che ti allarga il cuore, cioè, guardi. Te, Ati, nuovo raccolto. Grazie, cara. Ci voleva proprio. Delizioso. Fragrante. Attenzione, però. Solo il tè Ati ha tutta la fragranza del nuovo raccolto. E per una perfetta tazza di tè, ecco le quattro regole d'oro. Riscaldate la teiera. Mettete un cucchiaino di tè Ati nuovo raccolto per ogni tazza, più uno per la teiera. Versate l'acqua bollente sul tè Ati, attendete 4 minuti e servite. Tè Ati nuovo raccolto.